Questo paese è cambiato molto e il Festival di Sanremo ne ha accompagnato l'evoluzione o l'involuzione. Quindi raccontando di Sanremo si può anche parlare della nostra storia. Partendo dal 1980, l'anno in cui Benigni dà scandalo due volte perché parla del Papa definendolo Voitilaccio e perché si bacia con Olimpia Carlesi per più di un minuto sul palco. O il 1984, nel quale Pippo Baudo affronta gli operai dell'Italsider mentre sul palco echeggiano canzoni anche di riflusso, come quelle di Albano e di Toto Cutugno. O l'87, in cui la cronaca si inserisce nella vita del festival, perché Claudio Villa muore proprio mentre Morandi, Ruggeri e Tozzi vanno a vincere il festival. Morandi, rivale storico di Claudio Villa. Oppure il 1993, tra le polemiche, successi che partivano e successi che scendevano. Oppure il 2003, nel quale a Sanremo si parla anche di pena di morte, con Nessuno Tocchi Caino. Un festival è la storia di un paese.